raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Benvenuti, siamo giunti dunque alle semifinali. Possesso di palla ma solitario.
prosegue nella sua corsa. Occasione! Nessuno è spinta. Toglie la palla dalla zona rossa. In finale anche un piccolo errore può essere determinante per l'andamento della partita. Vediamo adesso però quale delle due squadre avrà il coraggio di usare. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 prima tempo. Usa la sua forza fisica per strappargli la palla. Paolo Dybala. Toni. Occhio con Mae. Può cacciare la rete. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Davvero pesantissimo. Segnare per primi è sempre un vantaggio, ma farlo in una finale è spesso decisivo. Costringe l'avversario a farlo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Il suo senso della posizione. Continua ad avanzare, ma c'è poco movimento dei compagni. E trova il compagno. Il tempo passa. Tira veloce. Toni. Toni. Palla giocata in profondità. Quando è al tiro. C'è spazio da cacciare. Palla dentro, c'è gol. E questa volta allora ancora maggiore sicurezza. Splendido pallonetto. Che sensibilità di piede, ha scavalcato il portiere con un tocco morbido, veramente un gran gol.
vantaggio di tre reti, piuttosto rassicurante direi. Azione fallosa, nessun dubbio. Può bastare. Una grande impresa, la gioia del tecnico, quella dei giocatori, ma soprattutto quella dei tifosi, per un trionfo atteso dall'inizio dell'anno. Una partita vivace, cui non sono mancate le occasioni da gol. Entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari. Lanzini nella prima partita, perché River Plate ha vinto uno scudetto vincendo 3 punti, perdendo soltanto nell'ultima partita di campionato. C'è stato un errore, perché questa è la finale, non era la semifinale. 3 stagioni nel campionato Master, 2 Champions, una Coppa Libertadores, un Europeo, una Supercoppa Europea, un Mondiale per club, oltre a 2 Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, 2 campionati argentini, se si conta il Clausura e l'Apertura, e l'Apertura e il Clausura.